Ciao, primo video dei prodotti terminati. Non l'ho mai fatto questo genere di video, ma inizierò a farlo. Ora vi mostro gli struccanti occhi che ho terminato negli ultimi mesi. Ora non so dirvi quanto tempo è passato. Allora, non ci sono tutti, perché alcuni li ho buttati, come ad esempio quello di Sephora, non l'ho, lo struccante occhi Sephora, che devo dire mi è piaciuto molto. Ovviamente questi sono i miei pareri perché so che ad esempio alcuni prodotti non sono piaciuti a molte di voi, però e altri invece sì, insomma, viceversa. Dermolab struccante bifasico delicato, occhi e labbra specifico, quindi trucco resistente, waterproof, ottimo, lo riacquisterò. Questo lo vendono anche da Acquasapone, non ha un prezzo bassissimo, quindi non è un prodotto low cost. Vi ho fatto anche un video, se non erro, che vi linko, se mi ricordo, su questo prodotto. Questo invece non mi era assolutamente piaciuto ed è di Kelemata, della linea Kelemata Basic, struccante occhi. Mi bruciava, anche se c'è scritto struccante occhi delicato, l'ha terminato mia mamma. Sono le due versioni, quella più vecchia, diciamo, e quella più recente dello struccante bifasico della Fior di Magnolia, che io adoro e che quindi ne ho anche delle scorte, se non erro. Occhi e labbra per tutti i tipi di pelle, efficace con trucco waterproof, questo è veramente low cost e si compra in tutti gli Eurospin, ottimo, quindi sicuramente lo ricomprerò. Questo invece di Collistar è una mini size, un formato da viaggio, uno struccante addolcente, bifase occhi e labbra. Questo no, non mi è piaciuto, anche se mi piace molto come marca la Collistar, però devo dire che questo struccante invece su di me non è stato abbastanza efficace. Di Essence ed è l'Eye Makeup Remover Waterproof. Ma insomma, sì, fa il suo lavoro, però probabilmente magari ricomprarlo no. Poi di salviette ne uso veramente tante. Mi sono ricordata di tenere solo queste due, ma ce ne sarebbero veramente un'infinità. Queste sono quelle della COP, della linea Vivi Verde, quelle quindi con inci appunto verde. E mi sono piaciute così così, ce n'è sicuramente di più valide, intendo come efficacia. Poi Fria, la Fria mi piace molto, però devo dire che alcune le trovo, alcune non alcune tipologie. Magari questo lo compro e sono ben imbevute, altre invece no, non so come mai. Comunque la Fria è una marca che mi piace e che compro sempre e spesso, insomma, da Acquasapone anche altri tipi di salviette. Poi vi volevo parlare di questi prodotti di Sephora, manca appunto come vi dicevo lo struccante occhi. Allora, a me l'acqua micellare è piaciuta, non so se la ricomprerò perché comunque ne ho scoperte di altre più valide, forse sì. Comunque, se non l'avete mai provata, vi consiglio di provarla, non è male. E così come anche il latte detergente e il tonico, sempre della linea Sephora, mi sono durati tanto perché sono appunto dei flaconi da 200 ml. Mi sono piaciuti e probabilmente li ricomprerò. Ora ne ho ancora di prodotti da smaltire. Poi, struccanti viso in generale. Questo della L'Oreal mi è piaciuto, è il The MAC Expert, è un latte che diventa tonico, struccante 2 in 1, e anche questo mi è piaciuto molto e devo dire che fa egregiamente il suo lavoro. Questo mi è piaciuto leggermente meno, comunque l'ho finito, ed è un gel struccante, anche questo che diventa tonico, questo è di Bottega Verde, ha un prezzo abbastanza basso, credo. E ne ho altri que di questi, mi sembra, ne ho ancora uno forse, perché poi quando vado faccio scorte e questo insomma abbastanza, non tanto però da ricomprarlo. Questo è un detergente delicato di Yves Rocher, questo è bio ed è assolutamente appunto certificato, EcoCert. Questo è un bel flacone e anche questo mi è piaciuto molto, a differenza invece dello struccante occhi, sempre di questa linea che non mi è invece piaciuto, però non ho qui. Ultimi prodotti sono i tonici che ho terminato. Questo fantastico lo trovate su Ecoverde del dottor Scheller.
vado veloce perché non voglio fare video lunghissimi. Questo l'avevo trovato da acqua e sapone, è della stessa, è della Intra, che ho scoperto essere della stessa famiglia, diciamo della Equilibra, se non erro. Comunque c'è il sito, andate a vedere intra.it. Questo mi è piaciuto veramente tanto, è acqua distillata tonificante all'estratto di rosa rossa e anche lo, diciamo, lo spruzzino. Poi questo, che ne ho terminati altri due se non erro, ed è l'acqua di rose di Corinne de Farm, che ora si trova anche per fortuna in Italia, comunque si può ordinare sul sito, mi sono informata, ed è, ci sono tante offerte tra l'altro, se vi interessa vi lascio il sito francese, si ordinano e spediscono anche in Italia e ci sono un sacco di offerte. 99% di origine naturale, sono senza parabeni, senza coloranti, insomma. Mi sono piaciuti questi prodotti, perché parlo al plurale, perché sto utilizzando in campagna latte detergente e sono prodotti secondo me validi. Mancano due prodotti, che sono due idrolati, ecco, non mi veniva il termine. Questi li ho presi su Aromazon, si possono utilizzare sia per fare delle ricette sia sul viso, insomma. Questo è astringente, alla Mamelis, questi sono appunto certificati, questo è alla Mamelis, e questo invece è alla camomilla. Che dire, li ho trovati fantastici, quindi li riacquisterò appena potrò fare appunto un ordine su Aromazon. Quindi questi erano i prodotti terminati di questi mesi, non saprei dirvi appunto quanti, però comunque gli ultimi prodotti struccanti terminati. E fatemi sapere se tra questi c'è anche il vostro o i vostri preferiti. E alla prossima, ciao!